ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Sono iniziati i saldi già da qualche giorno e le città si riempiono prevalentemente nel fine settimana, ma dal lunedì al venerdì andiamo a vedere qual è l'andamento, soprattutto sentiamo come stanno andando i saldi in questo inizio di 2023, se c'è gente che spende e soprattutto su cosa. Andiamo ad ascoltare i negozianti. Come stanno andando i saldi questa mattina? È una giornata piuttosto tranquilla. Una giornata abbastanza tranquilla, sì, però dai, non ci si lamenta, comunque qualcuno entra, qualcuno compra. Quali sono i capi sui quali investono di più? Al momento felpe, io poi tratto proprio questo genere, un po' più sportivo, per cui felpe calde, anche per affrontare il freddo che sta arrivando, le vendo, quelle sì. Si concentrano più nel weekend o anche durante la settimana? Nel weekend maggiormente ovviamente, però anche la settimana un po' di giro c'è. La gente sta comprando la convenienza, il capispalla, le cose un pochino più costose. C'è giro di gente durante la settimana o è concentrata prevalentemente nel weekend? Nel weekend di più, ovvio, però anche durante la settimana c'è giro, sì. Facendo un bilancio, come stanno andando questi giorni di saldo, i primi, comunque il primo mese? Rispetto agli altri anni un po' più a rilento, un pochettino meno, forse aspettano l'aumento della percentuale del saldo, stanno un pochettino tirati, un po' attenti. C'è abbastanza movimento, sono partiti proprio alla stragrande, il movimento c'è, ce n'è anche parecchio, diciamo che è più accentuato durante il weekend, si buttano principalmente sulle cose che costano parecchio, quindi giubbini, dove riescono a trovare una bella percentuale di sconto. Adesso siamo partiti con il 20, 30 e 40 per poi arrivare al 50, piano piano. C'è un buon flusso di persone anche durante la settimana? Anche durante la settimana, sì, anche con il cosiddetto lunedì che solitamente pensiamo di stare con le mani in mano, invece c'è molto movimento. Come sta andando il periodo dei saldi? Allora, non ci possiamo lamentare, i saldi sono partiti, stiamo lavorando, sta andando molto bene, molto molto bene, siamo contenti del risultato che stiamo ottenendo. Durante la settimana diciamo che il lavoro è leggermente più lento, ovviamente Porto Recanati lavora moltissimo sul fine settimana, però noi come attività non ci lamentiamo assolutamente. Rispetto allo scorso anno c'è un bilancio pari oppure negativo o positivo? Diciamo che rispetto allo scorso anno siamo quasi pari e stiamo andando un pochettino più sul positivo.